Ciao Bethesda.it, The Greatest Showman di Michael Gracie non mi ha fatto vedere né il più grande showman del mondo né mi ha fatto vedere il più grande show. È un musical piuttosto imbalsamato, per usare un termine contenuto nel film, che racconta la storia in chiave musical, molto zuccheroso, molto ambiguo, molto censurato, molto politicamente corretto. Racconta P.T. Barnum, il grande impresario, inventore del circo, inventore dei freak, inventore del tendone itinerante, con le eccentricità, con le persone buffe, con questo utilizzo in chiave di spettacolo del freak sociale. Poteva esserci un grande materiale. Hugh Jackman, lo sapete, è una delle persone più simpatiche del mondo, è anche un bravissimo ballerino, è anche un bravissimo cantante, è anche bravissimo nel musical. Il film di Gracie, il quale probabilmente non aveva l'esperienza giusta per reggere una produzione così importante, una produzione molto ricca, una produzione da quasi 90 milioni di dollari. Il film è strano, è molto strano, perché P.T. Barnum è estremamente sgradevole come personaggio nel film, senza poi arrivare mai fino in fondo. E quindi, secondo me, è un film che mi ha molto confuso, perché è molto confuso, nel senso che doveva allora dipingerci completamente un uomo diverso rispetto alla realtà. Vabbè, non solo era molto più brutto ed era molto più antipatico ed era molto più scontroso ed era molto più anche controverso come personaggio nella storia del Novecento degli Stati Uniti d'America rispetto a, ripeto, all'uomo più simpatico del mondo, che è l'australiano Hugh Jackman. Ma poi soprattutto non mi piace il reclutamento che lui fa dei freak, è un reclutamento velocissimo. Avrei amato che qualcuno facesse un gestaccio anche a P.T. Barnum, tra il nano, la donna barbuta, l'uomo lupo, il gigante. Avrei amato molto che qualcuno lo trattasse anche in modo un po' più scontroso, come fa Hugh Jackman in quel momento bellissimo di X-Men all'inizio, in cui il suo Wolverine manda a quel paese James McAvoy e Fassbender quando provano ad andarlo a reclutare. In realtà qui c'è un reclutamento immediato, c'è un ragazzo che sogna il sogno, c'è un ragazzo che viene immediatamente osteggiato dalla famiglia della donna di cui è innamorato, e lui poi c'ha l'ideona del circo, va dai freak e dice in modo molto cinico: vabbè, tanto la gente comunque riderebbe di voi, perché non la facciamo pagare? E guardate, il personaggio è scritto molto male, secondo me, perché è veramente anaffettivo questo Barnum del film. I freak li prende, poi li molla, ma non c'è mai, e si poteva lucrare moltissimo in chiave cinematografica, non c'è mai un momento di forza politica a favore del freak. E questo mi ha molto lasciato interdetto. È un film estremamente freddo, i numeri musicali non mi hanno convinto particolarmente, e arriva Zac Efron, che è questo commediografo, anzi questo drammaturgo della upper class che Barnum recluta, perché, ecco, altro tema fondamentale del film: la ricerca della credibilità da parte di Barnum. C'è un critico ridicolo che ha una barbetta veramente cretina nel make-up, un personaggio difficile da resistere, cioè nel senso che fa veramente ridere. Il critico teatrale che lo distrugge continuamente, che sembra un ragazzino con una barba posticcia, e il povero Barnum di Jackman ovviamente deve avere la credibilità, e per avere la credibilità prima va da Zac Efron, un drammaturgo, gli chiede: vieni a lavorare al circo con me dei freak. E poi si fissa su una cantante svedese interpretata da Rebecca Ferguson, con la quale sembra che abbia un affair, ma non può avere un affair perché il film, se no, ci dipinge Barnum adultero. A un certo punto il film diventa così confuso che Rebecca Ferguson, che è questa cantante svedese con la quale Barnum comunque scappa, cioè, ecco, è un film di un'ipocrisia, perché comunque, ed è molto confuso, perché fa fare delle cose estremamente sgradevoli al personaggio protagonista per essere un PG, per essere un crowd pleaser, per essere un film zuccheroso con Hugh Jackman che è super simpatico, però poi non va mai fino in fondo. Quindi c'è stato un problema in sceneggiatura, secondo me, non si sono proprio messi d'accordo. E quindi a un certo punto c'è Barnum che scarica tutti, i freak, la moglie, tutti, per andare verso questa cantante svedese, perché lui così ha la credibilità. Magari c'ha quel critico con la barba posticcia che gli fa una recensione positiva.
Però poi ovviamente non può esserci l'adulterio, è sconcertante il film, e a un certo punto sono confusi tutti. È confuso Zac Efron quando osserva Jackman e fa: "Ma te chi sei?" È confusa Michelle Williams, sua moglie, quando guarda Jackman e fa: "Ma te chi sei?" È confusa Rebecca Ferguson quando guarda Jackman e fa: "Ma te chi sei?" Ed ero confusissimo anch'io come spettatore guardando Jackman e pensando: "Ma questo chi è?" Ecco, un po' questa è The Greatest Showman di Michael Gracey. Un film non particolarmente riuscito, che si dimentica anche molto facilmente, da un punto di vista produttivo, anche molto bloccato, anche molto stucchevole in chiave scenografica. E la cosa che mi ha sono carine le figlie, ecco sì, le figlie di Barnum sono carine, e visto che hanno un'importanza, diciamo, nella chiusa del film, meno male. A livello proprio così letterale cinematografico, non posso aggiungere altro. Detto ciò, per me è abbastanza una delusione. A volte Jackman, quando viene inserito in cose enormi, tipo Australia, crolla. E questo è un po', secondo me, abbastanza un crollo, perché era un film veicolo per lui. Ha avuto 3 nomination ai Golden Globe, perché comunque è una mega produzione, anche come miglior musical o commedia, che insomma c'era di molto di meglio. Jackman ha avuto anche la nomination come miglior attore. Il suo gran film è Logan, fino a questo momento. E a volte Hugh non riesce. A me mi piace, a me sta simpaticissimo Hugh Jackman, però proprio questo film lo associo molto all'Australia, che appunto fu abbastanza un fallimento. Secondo me è un film che è molto dimenticabile e molto superficiale, su una figura per niente superficiale, molto, secondo me, anche ricca e complessa come quella di P.T. Barnum, ma anche il rapporto con i freak è di una freddezza, di una anaffettività clamorosa. The Greatest Showman di Michael Gracey si poteva fare molto, molto di più. Ciao, Bethesda!